Amici del basket, Paolo Ellis e Franco Casalini vi danno il benvenuto al Pala Einaudi di Moncalieri, finale del torneo Punto SNAI 2005. In campo la Benetton, Treviso e il CSKA Mosca. Ancora una volta Ettore Messina incontra il suo passato in questa prestagione italiana. CSKA che in semifinale ha battuto l'Angelico Biella, poi è arrivata terza nel torneo per 72-57. Benetton che ha avuto la meglio sulla Vertical Vision Cantù per 84-80. Eccolo qui Ettore Messina con il suo fedele assistente Lele Molin, che lo ha seguito in questa avventura moscovita. Vi racconteremo naturalmente quello che Ettore Messina e Lele Molin ci hanno detto delle loro prime impressioni in Russia, o comunque una avventura davvero molto molto interessante, al di là del fatto che ti trovi ad allenare una delle grandi corazzate d'Europa. E beh, una delle società che hanno più tradizione nella storia e probabilmente fra le più ricche nell'attualità, quindi il fatto che un nostro allenatore sia stato chiamato a gestire questa po' di corazzata non può che riempirci di orgoglio. CSKA che non può disporre di due ex del nostro campionato come Mattias Modis e David Vanterpool. Vanterpool non è neanche al seguito della squadra, problemi al ginocchio per lui. Mattias Modis si è allenato nel pomeriggio qui al Palazzo dello Sport di Moncalieri, però ha un piccolo problema fisico e quindi hanno preferito tenerlo a riposo. La Benetton, anch'essa ovviamente incompleta, attende ancora i giocatori che sono o sono stati impegnati nei campionati europei, come per esempio Matteo Soragna, attende anche Marco Mordente, Uros Lokar e Nicolaos Zizis. Bargnani, che è il capitano di questo Benetton, inizia da capitano con il primo canestro della distanza. E questo sarà un anno in cui il giovane Bargnani, se è possibile, stupirà ancora di più, credo. Se sarà possibile stupire più di quello che ha fatto l'anno scorso. Beh, sicuramente avrà minuti da giocare per dimostrare tutto il suo talento, tutte le sue capacità. Dall'altro lato sarà quello che negli Stati Uniti chiamano il sophomore year, ovvero il secondo anno di, diciamo così, ribalta, ed è normalmente il più difficile, proprio perché ci si trova a dover confermare le proprie capacità di fronte ad aspettative molto diverse. Sì, il difficile è quando tutti si aspettano la cosa giusta per scontata, e questo naturalmente attiene poi alla caratura del giocatore, caratura sulla quale abbiamo ben pochi dubbi, credo. Anche perché per esempio nella semifinale con Cantù, buon Bargnani ha chiuso con 22 punti in 29 minuti, 3 su 6 da 3, 4 su 8 da 2, diciamo che ha fatto la sua giornata in ufficio. Parità dopo i due tiri liberi del CSKA, CSKA ampiamente incompleto, praticamente metà della squadra è composta da ragazzi delle giovanili. C'è però David Andersen che recupera il primo rimbalzo, c'è Vialcev che ormai fa parte del roster del CSKA da tempo, c'è Trejan Langdon per Messina, un ritorno visto che Langdon ha giocato nella Benetton. La tripla messa a segno da Vialcev porta a 5 il CSKA. Dall'altra parte a lavorare per la Benetton e Oliver Ilunga, giocatore che in questo periodo ovviamente ha molti minuti proprio perché i piccoli della Benetton sono tutti assenti. Eccolo qui tra Giambetto, sbagliare il sottomano grazie anche al rientro intimidatorio di Bargnani. Dall'altra parte la palla arriva nelle mani di Popovic che viene fermato fallosamente da Vialcev. Gran palla, la penetrazione in transizione, eccola qua, vediamo puntualmente fallo inevitabile di cui si accusa subito. Indubbiamente i motivi di interesse di questa partita sono enormi, al di là di quello di cui abbiamo parlato di Ettore Messina, restando sulla squadra diciamo così più vicina a noi, anche questo Popovic che ha una eredità non indifferente, ovvero sia quella di Dennis Marconato, è la prima volta che lo vediamo dal vivo, gli telespettatori l'hanno già visto contro Popovicesca, però è un motivo di interesse non secondario. Altro motivo di interesse tutt'altro che secondario, Drew Nicholas per la prima volta in una squadra di alto livello nel nostro campionato, in precedenza comunque pedina fondamentale per il basket Livorno, zona intanto per la difesa della Benetton, un fronte pari attaccato con la tripla di Vialcev che piazza il 2 su 2 dalla lunga distanza ed è 8 a 4 dopo 2 minuti di gioco per il CSKA. Gori
con il consegnato proprio per Drew Nicholas, sul quale lavora Trajan Landon. È invece individuale la difesa per il CSKA e Lunga riceve un difficile pallone e va in post basso. Ecco Popovic con il suo uno contro uno su Andersen, che chiude molto bene, ma viene aggirato altrettanto bene dal numero 19 Maglia Benetton. Un gran movimento, perché non è facile fare il terzo movimento, il primo la finta va, il secondo di solito è il tiro, e invece se viene fermato anche il secondo, arrivare al terzo vuol dire avere molta capacità tecnica. E anche mani veloci per recuperare la palla vagante il belgradese. Bargnani riceve in isolamento contro Panov, i due capitani a confronto, due generazioni anche a confronto più o meno. Beh, anche forse tre, perché Panov giocava con nonno di Bargnani, con tutto il rispetto e anzi l'ammirazione per un giocatore che riesce a essere a questi livelli alla sua età, e ciò non toglie che non c'è Panov che tenga. Un giocatore di 2-10 che riceve la palla con un quarto libero e riesce a fare quello che ha fatto Bargnani in questa occasione, e voglia marcare. Un movimento da guardia veramente quello di Bargnani, la mano educata di Gori invece non è nulla di stupefacente, siamo ormai abituati a vederlo prendere tiri anche da distanze molto più lunghe. Pensate che l'anno scorso Marcus Gori ha tirato meglio da 3 che da 2 per esempio in Eurolega, superando il 44% del tiro da 3. Il trap su Andersen che riesce ad uscire da Alcatraz e la penetrazione fino alla capolinea di Nikita Kurbanov. Beh, comunque al di là di Landon, Andersen e Panov che conosciamo molto bene, anche Vyazlev e quest'altro giovanotto qui di cui non voglio azzardarmi a dire il nome perché lo sbaglierei, ha fatto già 6 punti se non 7 visto che era una tripla, mica male. E beh, oltretutto quello che continua intanto gran tappine per Marcus Gori, quello che continua non a stupire ma comunque a colpire il fatto che il CSKA continui a stornare questi giocatori di mano educatissima e di fisico veramente notevole, perché sono tutti molto giovani ma già strutturati fisicamente in modo davvero impressionante, sono tutti dei clamorosi atleti. Trajan Langdon lavora contro Nicholas, apre per Pano, poi la palla finisce Andersen contro la difesa della Benetton, Andersen sbaglia e non poco. Drew Nicholas è già dall'altra parte, per lui il blocco di Popovic, si chiude molto bene il pick and roll, c'è già una discreta intesa offensiva per questa Benetton. Beh, il Nicholas che diciamo pure non ti aspetti, siamo abituati a vedere il Nicholas grandissimo realizzatore con la maglia di Livorno, qui l'abbiamo visto grandissimo suggeritore in due occasioni consecutive, quest'ultimo passaggio è un passaggio di uno che non è un realizzatore, di uno che gioca per gli altri. Tiro concesso abbastanza facile da parte della difesa della Benetton, che in questo caso non ha ruotato con la debita velocità. Intanto la formazione trevigiana ha messo in campo anche Luca Sottana per dare una mano a Drew Nicholas, intercetto di Trajan Landon che poi rischia di perdere il pallone, arriva a rimorchio Andersen dietro la schiena, il tentativo di passaggio per Kurbanov che viene intercettato da parte di Popovic, la rimessa sarà per il CSKA con 16 secondi sul cronometro, arriva il primo time out chiesto da Ettore Messina che ha già qualcosa da dire ai suoi ragazzi. E beh, ovviamente avrà qualcosa di cui parlare, credo anche non ultimo quest'ultimo passaggio di Andersen che ha rimproverato il povero Kurbanov di non aver tagliato quando nessuno al mondo si poteva aspettare quel passaggio lì, onestamente, ma il vecchio fa le reprimende al giovane come deve essere, il giovane se le prende, se le porta a casa. E naturalmente Ettore ci raccontava delle sue, il suo primo approccio con Mosca, suo e anche di Lele Molini. In effetti non è facilissimo immaginare che cosa voglia dire andare a vivere in una città dove per esempio non puoi leggere i cartelli stradali in quanto sono scritti in cirillico e quindi ovunque tu ti trovi non hai la più pallida idea di dove devi andare per arrivare a destinazione. Ci raccontava anche che nella prima settimana del campionato russo cominceranno con una simpatica trasferta di 7 giorni in Siberia. Sì, 9 ore di aereo e 7 di fuso orario. Come andare negli cosa Stati Uniti. Il campionato per noi è abbastanza inusuale. Eh sì, perché tutto al più fai un paio d'ore di pullman o un'oretta e mezza di volo. Però bisogna anche dire che il primo rammarico vero, se di rammarico si può parlare dietro, è che non può ricevere Sky. Facciamo un appello all'etere perché glielo possa far arrivare. Infatti, perché il segnale non arriva fino a Mosca, lui ha messo una parabola gigantesca ma questo non gli permette di ricevere Sky, probabilmente farà intercedere qualcuno perché venga messo un ripetitore di segnale e possa arrivargli
il nostro segnale, in modo che possa anche non perdere d'occhio quello che succede nel campionato italiano di basket. Langdon va da Shabalkin, il ribaltamento per Pialsev, poi il post basso di Andersen addirittura triplicato dalla difesa, la riapertura è per Langdon, velocissimo il movimento di tiro di Langdon che sbaglia, però a rimbalzo c'è Shabalkin prontissimo, altri 20 secondi adesso per l'attacco del CSKA, che ricomincia quindi a lavorare sulle linee esterne. Vjaltsev riceve, gran passaggio in questo caso a trovare Kurbanov sul taglio dal lato debole, ben giocata la tenuta. Beh, poi un passaggio praticamente impossibile dal punto di vista geometrico, il che naturalmente depone a favore del genio cestistico di chi l'ha fatto. Genio cestistico che appartiene anche ad Andrea Damiani, che qui trova con il contagiri un liberissimo Marcus Gori per la tripla, ed è estremo equilibrio in questo primo quarto, 15 Benetton, 14 CSKA. Adesso c'è anche la palla persa per la formazione russa e fa il suo ingresso in campo proprio a sostituire Damiani. Guilherme Giovannoni, cavallo di ritorno per la formazione trevigiana, si abbassa al quintetto. Eh sì, un cavallo peraltro che ha ben fatto a Biella l'anno scorso, quindi non è un ripiego, tutt'altro, è una scelta ben voluta. E in questo momento ha spezzato una linea posteriore che non mi sembra neanche tanto sperimentale, formata da Popovic, Gori e Bargnani. Vuol dire che Benetton può mettere un trio lì di dietro e anche in attacco, non è proprio facilmente marcabile fisicamente. Mica da ridere in effetti. Ecco Popovic che riceve, va uno contro uno su Anders e riapre proprio per Giovannoni, che però non si sente il tiro nelle mani, allora arriva l'infrazione di 3 secondi e conseguente palla persa. Prima il nostro giustamente inquadrava anche David Platt, perché se parliamo di un'avventura molto interessante per Ettore Messina, è altrettanto interessante anche quella del neo allenatore della Benetton, che dopo essere stato alla guida del Maccabi prima di essere sostituito da Pini Gershon, torna ad altissimo livello non soltanto in Italia ma anche in Europa. Oh sì, infatti ci scusiamo se non ne abbiamo citato prima, questo è uno dei motivi più interessanti forse dell'intero campionato. Vlad si è fatto ammirare per come ha gestito sia in prima persona sia un pochino dietro a Pini Gershon il Maccabi, però con grandi responsabilità tecniche ha molto ben fatto l'anno scorso in Russia. È la scelta come sempre oculata e fantasiosa in un certo senso di Gherardini e della società trevigiana, fa pensare che potrà essere un personaggio molto, un acquisto molto ma molto interessante per il campionato italiano. È qui soltanto momentaneamente Davide Lamma, che adesso lavora come playmaker del CSKA, e sul taglio subisce la stoppata di Marcus Gori. Davide Lamma, che ricordiamo nella passata stagione ha vestito la maglia del Montepaschi Siena, al momento non ha una collocazione definitiva e per questo motivo sta lavorando con il CSKA di Ettore Messina. Altro cambio sulla panchina della Benetton, Ernest Calve in campo. Sì, un Ernest Calve sollecitato da Blatt perché non si è alzato con la necessaria velocità, questo vuol dire già imprimere una filosofia di lavoro alla squadra che mi sembra significativa. 18enne lettone Ernest Calve, giocatore di cui si parla molto bene in prospettiva, ovviamente futura, è giovanissimo, bisognerà vedere quale sarà la sua capacità di crescita. Intanto Shabalkin va a segno per il CSKA, che torna in vantaggio sul 16-15, 2.55 da giocare per chiudere il primo periodo di gioco. Ancora il post basso molto insistito per Popovic, tiro e tiro, a parte che sa cosa fare del pallone, però lo cercano con molta costanza i trevigiani. Ma poi è un gioco completamente diverso da Denis Marconato, che privilegiava più il fronte a canestro, questo naturalmente ama molto spalle a canestro e vuol dire abituarsi a nuovi ritmi, però allenatore nuovo e molti giocatori anche nuovi, è tutto nuovo, quindi non è che ci devono abituare al giocatore venuto in un corpo, diciamo così, già fatto. E a proposito di corpi, comunque anche fisicamente la struttura è diversa da quella di Denis, esatto, Marconato, esatto. Più diciamo solido, più grosso fisicamente Popovic, probabilmente un po' meno veloce sui piedi di quanto non fosse Denis, che per esempio sui cambi difensivi sul pick and roll, anche molto lontano da canestro, spesso era determinante proprio grazie alla sua rapidità di piedi. Ancora un tiro libero per David Andersen, applaude i suoi
Ettore Messina sbaglia anche il secondo, ma ancora una volta Curbano è il più veloce di tutti a rimbalzo. Ci sarebbe davvero molto molto da fare in situazione di rimbalzo. Kurbanov, il taglio sulla linea di fondo per Zavurev che non riesce a trovare il tiro, allora si va ancora da Andersen, l'aiuto con recupero di Goril, passaggio per là, ma non c'è spazio sulla linea di fondo, riapertura per Andersen che prende il tiro frontale, e in questo caso un'uscita davvero da Alcatraz per l'attacco del Cerca che sembrava essere ormai diciamo nell'impossibilità di trovare un buon tiro, invece poi è riuscito a trovarlo con Andersen, come dall'altra parte si fa vivo Giovannone. Beh, sul piano del tiro strettamente detto è più difficile è stato questo di Giovannone, che se l'è creato da solo di là, come hai fatto giustamente notare, era un'azione che sembrava morta ma che poi d'incanto ha trovato le mani magiche di Andersen. Lamma si butta dentro e subisce il fallo di Guilherme Giovannoni, gioco che dunque si ferma a 1 minuto e 40 dal termine del primo periodo, un po' di riposo sia per Andersen che per Kurbanov, chiamato da Ettore Messina. In campo Anatoly Kashirov con il numero 5 fa il suo primo ingresso sul terreno di gioco. La rimessa per il CSKA, ad effettuarla è Shabalkin che mette nelle mani proprio di Kashirov, poi è Lamma che comincia l'azione per la sua squadra. Ci sono 17 comodi secondi per creare qualcosa in attacco, non c'è Andersen e quindi si va con meno tranquillità in post basso. Langdon va a forzare un tiro sulla linea di fondo, lo sbaglia e Gori prende il rimbalzo, già dall'altra parte Drew Nicholas, chiuso però molto bene difensivamente da parte di Zavurev, la palla finisce a fondo campo, il possesso rimane della Benetton con 16 secondi. È gran ritorno difensivo e devo dire che Nicholas è stato anche bravo nel saper rispettare quel momento per evitare qualsiasi rischio di palla persa. Questo è un gran passaggio di Nicholas, stavolta non è riuscito a trovare il tempo giusto o meglio l'angolazione giusta a Gori. Gori che peraltro mi pare già quasi in forma smagliante, non dico da playoff perché sarebbe ridicolo, però lo vedo molto ma molto forte. Molto tonico Marcus Gori, per lui lo scorso anno un'eccellente stagione con la Benetton, la conclusione invece con qualche problema, peraltro diciamo che tutta la squadra era andata un po' in calando nella fase finale del campionato e questo aveva portato alla sconfitta in 5 partite in semifinale ad opera dell'Armani Jeans di Milano. Ancora l'attacco per la Benetton guidato da Calve che tiene vivo il suo palleggio, si butta dentro contro due difensori, poi tocca a rimbalzo in perfezione, chiede anche il fallo all'arbitro, arrivano anche i primi due punti dell'Ettore. È molto coraggioso, certamente è precampionato, però è anche vero che andarsi a prendere quell'iniziativa vuol dire avere una certa personalità. Ultimi 31 secondi del primo quarto di gioco, 21 e palla in mano per la Benetton, 18 per il CSKA, lavora anche con il cronometro Drew Nicholas, molto spazio in campo, sale Popovic a portare il blocco, poi riceve sul pick and roll, è già la seconda volta che vediamo un'azione del genere. Seconda volta è questa, ma è il quarto passaggio che onestamente mi fa saltare sulla sedia, Nicholas è un fenomeno. Ultimi due secondi, Langdon, l'uomo del tiro allo scadere, sbaglia il tentativo da tre, il primo quarto si chiude con il vantaggio Benetton 23-18 sul CSKA di un basito Ettore Messina, tra poco il secondo quarto di gioco. 23-18 per la Benetton Treviso sul CSKA, finale del torneo Putoslai di Moncalieri. Siamo ormai vicinissimi all'avvio della nuova stagione del campionato 2005-2006, ultimi test per le squadre, test che comunque hanno una certa importanza anche per il CSKA di Ettore Messina qui inquadrato, anche se l'abbiamo detto più e più volte, questa non è la squadra che poi Ettore Messina allenerà nel suo campionato e in Eurolega, mancano diversi elementi, così come diversi elementi mancano anche alla Benetton, Benetton che però questa sera sta già trovando una grande certezza in Petar Popovic, fino a questo momento 10 minuti di gioco, 10 punti realizzati con 4 su 5 dal campo, tutto sommato una media sui 40 da quarantello, veramente straordinaria. Ecco qui difende su Andersen il ribaltamento per Zavurev che poi trova un tiro veramente difficilissimo e lo mette a segno. Nicholas in campo insieme a Bargnani,
con Calve e Sottana, oltre al già citato Popovic per la Benetton. Ancora una volta Parmiani riceve a 6 metri al canestro e mette palla per terra come se avesse la statura, tanto per parlare dell'ex Benetton, di Caio Sesto. Eh sì, è proprio un gesto tecnico da uno che ha 30 cm meno, però voglio dire, nella fattispecie ha scelto il lato sbagliato, perché è bene in quel caso incrociare e cambiare da dove non è arrivata la palla, dove ci sono meno aiuti. Eh beh, però insomma non si può chiedere la luna. No, gli chiedo il sole a Bargnani, ormai è finita la pacchia per Bargnani, deve fare quello che mi aspetto da un super campione come lui. Intanto va a prendere un po' di riposo, torna in campo Marcus Gori, pronto ad effettuare la rimessa a Trajan Langdon, che è in campo insieme a Lama, Shabalkin, Andersen e Zavurev per il quintetto scelto da Ettore Messina per iniziare questo secondo periodo. Ancora Langdon sulla linea di fondo, poi si palleggia sul malleolo e perde il controllo, aveva alzato la testa per servire Lama in angolo e ha perso, lo vediamo, il controllo del palleggio. Quindi nulla di fatto, la Benetton può tornare in attacco, pressione di Langdon su Sottana, l'aiuto di Popovic per il giovane playmaker della Benetton che tiene vivo il proprio palleggio. Esce Nicolas ma anticipato difensivamente, quindi si va da Marcus Gori, ultimi 10 secondi dell'azione della Benetton, che in questo caso non ha fatto girare particolarmente il pallone. Gori è costretto alla forzatura, c'è il suo errore, la rimessa è fatta. E ha fatto un eccellente lavoro Langdon in difesa su Sottana, ha mangiato quei secondi e ha costretto al passaggio non propriamente offensivo, cioè un passaggio di trasferimento. Quei 24 da spendere solo possono essere fatali. Adesso invece il passaggio di Bialzet per Lama è parlante e quindi non ha difficoltà il playmaker ex Mensana a depositare a canestro. Drew Nicolas ancora con l'apporto di Gori, passa la metà campo, poi Calve sfrutta il blocco di Gori, scarico un po' complicato francamente per Drew Nicolas, che però riesce a mettere palla per terra contro Lama. Il passaggio è per Popovic molto lontano dal canestro, ancora una volta un piede perno imperiale per Popovic che sbaglia, Calve recupera il rimbalzo, pronto il tiro di Nicolas, sfortunato se lo vede sputare Andersen. Rimbalzo di Alcel in transizione per il Cesca, non c'è il passaggio per Shabalkin sulla rimorchio, allora si lavora contro la difesa schierata, Langdon per Andersen, il consegnato ancora per l'Alascano che prende il tiro con l'uomo in faccia. Ecco, diciamo che Trajan Langdon è l'epitome del tiratore di striscia, se comincia a far canestro fai fatica a farlo smettere. E probabilmente anche l'epitome del giocatore che vuole Messina, che non a caso se lo è rivoluto a Mosca nella stagione così pregna di responsabilità, perché evidentemente ha una grandissima fiducia in questo giocatore ben riposto. Molto ben riposta, ricordiamo che Trajan Langdon anche a livello universitario con la squadra di Duke era uno dei principali terminali di una squadra comunque ricca di talento, infatti era anche l'uomo che in una celeberrima finale nel 1999 si ritrovò in mano il pallone con il quale la sua squadra avrebbe potuto vincere il torneo NCAA e commise una storica infrazione di passi che portò alla palla persa e di conseguenza alla perdita del torneo. Time out in campo sul punteggio di 24 a 23 per il Cesca nei confronti della Benetton, fino a questo momento però Franco, grande equilibrio in campo. Grande equilibrio, grande intensità, non avevamo dubbi in proposito, ci sono due squadre di lignaggio altissimo, di forza altissima, perché il lignaggio è indipendente dal valore dei singoli giocatori, però sono due squadre che sanno bene di doversi subito dare una identità, tanti giocatori nuovi, quindi evidentemente il lavoro svolto dai due coach che sono probabilmente nel gotha dei tecnici europei, lo si comincia già a vedere. Quintetti confermati dai due allenatori, Nicolas si appresta alla rimessa, pressione su tutto il campo per il Cesca che già nella partita contro la Vertical Vision in semifinale aveva fatto soffrire la squadra nella partita contro la Angelico Biella in semifinale aveva già fatto soffrire la squadra di Sacripanti, di Ramagli con
una pressione difensiva notevolissima e in questo caso ha fatto spendere molti secondi alla Benetton per portarsi in attacco e non per niente è arrivata la palla persa. Adesso invece è arrivato un tentativo di recupero che ha portato Calve direttamente in tribuna. Un gran recupero di Calve dal punto di vista sia della tempestività e sia anche del coraggio, se vogliamo, ha fatto un tuffo di 5-6 metri. Il possesso di Shabalkin lavora contro Gorin, bel movimento anche per Shabalkin, stiamo scoprendo dei giocatori estremamente interessanti in questo Cesca settembrino. L'attacco della Benetton passa ancora per le mani di Calde, la ricezione di Nicolas Guillama però riesce comunque a stare vicinissimo, il suo errore, rimbalzo è per Langdon che fa ripartire la sua squadra, il tiro da tre di Lamma non va, Andersen lotta furiosamente a rimbalzo, poi arriva la spinta da dietro nei confronti del giocatore australiano. Beh sai, questo qui è, sono tutti giovanotti che sono appena fregiati del titolo di campioni d'Europa Under 20 e lo stiamo vedendo perché stanno giocando, adesso non so esattamente chi era lì e chi non era là di quelli là, però il concetto è che la slossatura di quella squadra è del CESC, quindi mi è fatto di pensare che siano molto reduci da quella esperienza. La palla persa di Shabalkin, la rimessa Benetton ed è Marcus Gori che va ad occuparsene, altro cambio chiamato da David Blatt che sta lavorando molto con la sua panchina, primo riposo per Petar Popovic, al suo posto fa il suo ritorno in campo Andrea Bargnani. Eccolo qui Marcus Gori pronto ad effettuare la rimessa, rimane comunque viva la pressione di Vialsev su Setana che passa senza problemi la metà campo e comincia a lavorare per il nuovo attacco della Benetton, la difesa da Tucci di Lama nega la ricezione a Drew Nicolas che è costretto ad andare in angolo praticamente per potersi impadronire il pallone, 10 secondi e nulla è iniziato ancora per la Benetton, il pick and roll alto di Nicolas, gran palla schiacciata per Gori, questa volta la difesa reagisce bene, Giovannoni prende comunque un buon tiro, questi giochi sul pick and roll della Benetton comunque stanno creando delle buonissime occasioni. E fra l'altro con probabilmente uno che lo sarà abbastanza saltuariamente protagonista, intendo Drew Nicolas che con rientro di mordente Zizis non giocherà certamente in questo ruolo, però fino a questo momento l'efficacia è indubbia e devo dire con grande capacità anche del bloccante, anche stavolta Gori ha fatto un gran passaggio. E Vialsev, lo rivediamo, è andato a subire il fallo, aveva battuto Nicolas sul primo passo e all'ex Livorno non è rimasto altro che commettere il fallo, adesso Nicolas fa prendersi un po' di riposo, torna di lunga sul terreno di gioco, la rimessa per il Cesca, Shabalkin ad effettuare nelle mani di David Andersen, ricezione di Vialsev, molto veloce il suo passaggio ancora per il lavoro in post basso di Shabalkin, questa volta però c'è l'errore di quest'ultimo, riparte di lunga in palleggio, Vialsev su di lui, pronto il pick and roll con Gori che poi riceve il passaggio schiacciato a terra, ultimi 13 secondi per l'azione della Benetton, Giovannoni con grande fatica riesce comunque a fare un passaggio di tibia a Sottana, l'errore di Sottana già dall'altra parte, Shabalkin comunque molto molto attivo in questo primo tempo di partita, Lama sulla linea di fondo, la palla gira come in un flipper, il tiro di Vialsev è eccellente ma sbagliato e Bargnani fa la voce grossa e allarga i gomiti a rimbalzo, Sottana già dall'altra parte, chiude il palleggio, arriva Bargnani, l'apertura è per Giovannoni, infrazione di passo di quest'ultimo. Cosa sulla quale ho i miei dubbi o perlomeno le mie perplessità, però mi piace vedere Bargnani prendere quel tipo di linea, vediamo subito questa azione immediatamente fatta vedere, a me sembra che non abbia mosso il piede per, non è rilevante, ripeto, vedere un Bargnani che domina a rimbalzo mi fa molto più felice che vedere il Bargnani che fa la tripla. E la ricezione adesso è per Sergei Panov, l'apertura per Kurbanov, la ricezione di Zavurev, apertura ancora per Lamma che prende un continuo sbaglio, eccolo qui il Bargnani che fa la voce grossa, rimbalzo di cui parlava Franco Casalini, Giovannoni dall'altra parte non ha lo spazio né per il tiro né per la penetrazione, quindi preferisce giocare con i suoi compagni, Sottana riceve, pronta la ricezione che arriva puntualmente per Gori che però è molto lontano dalla canestra, deve mettere palla per terra, sbaglia, recupera il rimbalzo e subisce anche il fallo di Anders. Di pura forza fisica l'ha fatto sto movimento, aveva molta poco spazio, guardate, aveva chiuso abbastanza bene, devo dire Anders.
fisicamente parlando vuol dire un'esclusività tale che non c'è Andersen che tenga quando va su. Va su e se non è il canestro è il rimbalzo offensivo come sta. E beh, il primo piano che abbiamo appena visto peraltro ha fatto vedere di che tipo di muscolatura sia dotato. In questo caso non è dotato di una buona scelta in lunga che ferma l'avversario a metà campo commettendo un fallo antisportivo francamente abbastanza sull'inutile. Ma oltretutto anche abbastanza dubbio, anche se c'è stata un'unanimità di segnalazione da parte degli arbitri, quindi non sto neanche a sindacare se ci fosse o meno, certo è che regalare questi due tiri liberi più la palla all'altro ancora per l'Andersen in questo momento non è la scelta migliore. Ricordiamo che nel caso in cui il difensore non manifesti l'intenzione di cercare la palla ma soltanto di cercare l'avversario, in questo caso il fallo antisportivo deve essere fischiato 2 su 2 intanto dalla lunetta per Egor Vialcev e come diceva Franco il possesso ancora per il CSKA che si è portato sul più 5 su 28-23 quando mancano 4 minuti e 37 secondi alla fine del primo tempo. La ricezione per Vialcev, la difesa allungata di lunga nei confronti del playmaker moscovita, battuto in lunga, però la ricezione difettosa di Andersen porta alla palla persa della CSKA. Giovannoni in contropiede fino al capo di 2 punti per Giovannoni. Gran recupero, gran corsa e speriamo che Giovannoni con questa bella corsa, questa bella ricezione e conclusione entri definitivamente in partita. 3 punti di vantaggio per il CSKA che torna da David Andersen, questa volta Andersen batte Popovic, sbaglia il tiro, recupera lo stesso rimbalzo e mette i 2 punti a referto, quindi nuovo più 5 per il CSKA. Drunikolas invece a lavorare per impostare il lavoro della Benettone, il blocco di Bargnani, non c'è però la possibilità di passare, si deve transitare per le mani di Ilunga che riceve nuovamente, mette palla per terra, lo scarico è per Popovic, bella palla per di Ilunga, però Popovic non trova il fondo della retina e già dall'altra parte il CSKA con Kurbanov, ancora la ricezione a rimorchio di Vialcev, l'errore per il CSKA e la ripartenza di Drunikolas che vede lo spazio, lo occupa e la... questo è il Nicolas livornese che abbiamo apprezzato tante volte, che fino a questo momento ha dovuto fare un altro mestiere, non che l'abbia potuto, non sia riuscito, ha dovuto farlo per la mancanza dei playmaker titolari, ma quando è il momento di far vedere le sue doti l'ha fatto fare, l'ha fatto subito. 22,8 punti a partita nella passata stagione con la maglia del villaggio Solidago Livorno. Possesso che rimane al CSKA grazie al tuffo di Sergei Panova che riceve lavoro in palleggio contro Bargnani. Altra ricezione per Vialcev che chiama il doppio pick and roll con Andersen e Panova. Andersen riceve contro Popovic, l'uno contro uno di Andersen, il tiro è nettamente fuori misura e la palla arriva a fondo campo, la rimessa è Benettone. Sì, Andersen ha la testa da piena stagione ma ancora non le gambe. Lo vediamo liberarsi per i suoi tiri ma arriva sempre, manca sempre quel centimetro perché la palla vada dentro come ci ha abituati a fare, a vedere. E in effetti manca magari la reattività, il cervello dà degli stimoli che le gambe al momento non sono portate a seguire. Arriva il canestro di Shavakin sul rimbalzo d'attacco ed è 32-27 per il CSKA, 2-23 da giocare per chiudere il primo tempo. Popovic recupera il rimbalzo dopo il suo errore in attacco e la Benetton può ricominciare a lavorare con Drunikolas, ancora un pick and roll alto per Nicolas che perde la maniglia, in questo caso commette infrazione di passi, era pronto lo scarico per Gorin. E stavolta si è ingamberato anche perché guardate la perfezione dei movimenti difensivi, guardate lì il numero 15 che è riuscito a mantenere la posizione fra l'angolo e l'ala, questo ha tolto sicurezza di passaggio a Nicolas e lo ha costretto a migrazione. In panchina Ilunga, in campo ancora Luca Sottana che va a prendersi cura di Vialcev mentre Giovannoni lavora su Kurbanova, la ricezione
per Shabalkin, la lettura di Giovannoni sul taglio di Kurbanov, il recupero per la Benettone, già dall'altra parte Sottana, pick and roll con Popovic che però poi non può ricevere il passaggio del suo compagno, quindi altro recupero per la difesa moscovita. Langdon non trova angoli di passaggio, allora transita per Panov e riceve proprio sul blocco del suo capitano Panov, che poi prende il e con i piedi piavardati a terra Panov è uno che può ancora fare molto male. Sì, non è certamente, diciamo, il suo tipo di partita questa, alla sua età, col suo tipo di gioco vive delle partite agonistiche, però quando si richiede il suo intervento, come nel rimbalzo offensivo di primo, nel tiro di adesso, benvenuto in partita. E avete visto la classica reazione di Ettore Messina ad una situazione di questo tipo, arrabbiatissimo perché Giovannoni ha avuto troppo spazio per prendere quel tiro, sempre 5 di vantaggio comunque per il suo Cesca che è in attacco con Vialzo, una ricezione per Kurbanov, la linea di fondo di Langdon sul quale lavora sempre Giovannoni, il movimento di Langdon su una moneta da 5 centesimi, poi però c'è l'errore dell'ex di turno Nicolas dall'altra parte, mentre cominciano a volare con un po' di gomitate sotto i tabelloni, l'errore di Nicolas in questa situazione, ultimi 30 secondi del primo tempo, 35 Cesca, 30 Benetton, Vialsev chiama lo schema per i suoi compagni e Langdon dà il via all'azione sul blocco di Panov, poi in questo caso invece si aspettava tutto un altro movimento di Erme Giovannoni, la reazione arriva con quell'istante di ritardo che porta al fallo. Certo, era inevitabile anche perché avrebbe avuto un'autostrada fino a canestro, fortuna per Giovannoni e questo è il quarto fallo, quindi non ci sono due temi. Ernest Calve torna in campo proprio per Guilherme Giovannoni, la rimessa per Kurbanov, ultimi 18 secondi del primo tempo di gioco, la ricezione per Shabalkin, Vialsev inizia adesso l'azione per il Cesca, 12 secondi per chiudere il quarto, Langdon esce da una serie di blocchi ma non riceve, riceve invece sull'altro lato Kurbanov, il suo gioco a due con Panov, si chiude con un canestro che però non è valido nell'interpretazione arbitrale perché in precedenza c'è stato il fallo di campo. È un fallo di ricezione, quindi chiamata giusta, un gran passaggio di lo chiamo Gigenov, visto che assomiglia a Gigena, così non tanto per intenderci, ma un gran passaggio e devo dire anche la conclusione di Palo è stata molto ma molto ben trovata. E a questo punto il bonus è stato speso e quindi Panov deve andare in lunetta con due tiri liberi, si stava accomodando a rimbalzo perché forse aveva capito che il fallo lo avesse subito un suo compagno, Sergei Panov nell'intera Eurolega dello scorso anno giocava 9 minuti di media partita, quindi questa sera sta almeno doppiando il suo minutaggio, tiratore curiosamente da 7 su 14 ai liberi nella stagione, quindi il 50%, difesa zona allungata per il Cesca e tiro di Corina dentro, e questo sembra un argomento zero del tiri allo scadere, abbiamo visto quello di Dane Johnson nell'altra partita di finale per Cantù, adesso Marcus Gorin, una situazione completamente fuori dal mondo, mette questo super canestro. Secondo tempo del torneo punto SNAI di Moncalieri, la finale per il primo posto di fronte Cesca Mosca e Benetton di Treviso, 37 a 30 per la squadra moscovita che si era portata sul più 10 proprio in chiusura della prima frazione, salvo poi il canestro da metà campo di Marcus Goria a riportare a meno 7 la Benetton, un canestro da metà campo che ha fatto imbufalire Ettore Messina. Sì, ha fatto imbufalire secondo la filosofia di Ettore, che non può ammettere neanche un centesimo di secondo di distrazione, onestamente il povero difensore se non concede quel tiro lì senza rischiare il fallo, però ha ragione lui perché bisogna, è una questione di profondità mentale più che di contingenza dell'azione in sé.
Beh, anche perché c'è da dire che Marcus Gurri era tutto storto, veramente credo che se ci dovesse riprovare 100 volte non riuscirebbe a rifare quel canestro. Comunque si ricomincia a giocare con la Benetton, che come detto ha 7 punti da recuperare e in questo momento ha anche 7 uomini in campo, quindi forse c'è stato un po' di confusione su quello che sarà il quintetto. Ecco, adesso tornano in campo e sono in 5 con Nicolas Gorri, Popovic, Giovannoni e Calve. Ecco Lele Molina, Ettore Messina che danno le ultime direttive ai loro ragazzi: Kurbanov, Andersen, Panov, Langdon e Vialsev, il quintetto scelto da Messina per iniziare il terzo periodo, che comincia con il possesso della Benetton e di Drew Nicolas. La palla schiacciata a terra per un eccellente Petar Popovic, l'apertura è per Giovannoni che ha lo spazio per un buon tiro che non va e può partire in transizione Vialsev, il suo palleggio contro Nicolas, l'apertura per Langdon sul quale lavora difensivamente Calve. Panov trova Andersen con una mezza magia, ma l'eccellente difesa di Popovic spinge l'ex Senesa all'infrazione di palla. È un gran recupero, guardate, apprezzatelo qua, recupero senza indulgere nel cercare la palla, ha proprio fatto muro. È anche un abile ball handler come è David Andersen, è caduto nella trappola e l'ha perso. La ricezione per Calve che vorrebbe Gorri, ma Gorri è già partito per portare il blocco a Giovannoni. Eccolo qui che riceve in questo momento l'ex Maccabi Tel Aviv, il suo movimento sul perno è principesco. Arrivano altri 2 punti per Marcus Gorri, abbiamo detto ex Maccabi, come ex Maccabi è anche il suo allenatore David Blatt. Panov mette palla per terra proprio contro Gorri, alza e fa saltare il suo avversario, poi però perde la maniglia, il recupero di Kurbanov, la palla che va a bordo campo e il cronometro che è stato riciclato sui 24 secondi dà quindi la possibilità di un'azione, di un possesso pieno al CSKA. Eh sì, ha voluto fare un po' troppo Calve, ha voluto partire quando invece non c'era lo spazio e il modo per farlo, e questo l'ha costretto a perdere la palla. Ancora all'inizio dell'azione da lontanissimo la ricezione di Sergei Panov che mette il semigancio mancino a segno e dà un ulteriore vantaggio alla sua squadra, 39-32 adesso per il CSKA. Giovannoni in possesso di palla, vuole e trova Popovic in post basso, Popovic contro Andersen va corto, altro rimbalzo per l'eccellente Kurbanov che non giocherà nel CSKA nella prossima stagione perché non troverebbe un grande spazio nella formazione di Ettore Messina, ma che comunque ha dimostrato di essere un giocatore che pur avendo ancora margini di miglioramento ha già una strutturazione notevole e soprattutto una presenza in campo di uno che sa il fatto suo. È evidente che in una squadra stellare come è il CSKA, non solo di quest'anno, da diversi anni in qua, ha necessità di migliorare, quindi giustamente sarà mandato a Rostov a quanto ci dicono per farsi le ossa che peraltro sono già abbastanza ben formate. Sono già decisamente sul solido. Altro tiro libero intanto per David Andersen, che ricordiamo nel Montepaschi campione di Italia in Eurolega lo scorso anno, per lui dalla lunetta l'82,8% dalla lunetta, infatti anche in questo caso non sbaglia e la difesa dopo liberi si allunga regolarmente per il CSKA. 16 secondi adesso per cominciare l'azione per Drew Nicolas contro Vialsev, gran difesa di Vialsev che subisce lo sfondamento e lui era lì nella posizione giusta, questo Vialsev che peraltro mi sembra, parlando di prospetti, anche piuttosto interessante. Devo dire che qua è stato un po' ingenuo Nicolas, è partito senza avere letto la difesa, è partito diritto davanti a sé, non aveva visto che ci era il difensore. Questo succede quando l'attaccante decide prima di fare una cosa, prima di quanto non abbia potuto riconoscere nei movimenti difensivi. E infatti praticamente è andato proprio dove Vialsev voleva che lui andasse. Eccolo qui in palleggio Vialsev per la nuova azione offensiva del CSKA, serie di blocchi per Langdon, ma
la ricezione con relativo tiro da tre per Kurbanov, che però sbaglia, parte a 300 all'ora. Calvo è costretto poi a fermarsi dal rientro difensivo di Langdon, l'aiuto di Andersen gli nega la linea di fondo, allora riapertura per Gorin. Nicolas ricomincia l'azione, ultimi 10 secondi adesso per la Benetton. Nicolas apre per Popovic che non guarda il ferro da quella distanza, il tempo passa, bisogna prendere un tiro, ci pensa Calvo e prende anche la stoppatona con recupero da parte di Kurbanov. Riparte il Cesca, Vjaltsev riceve con qualche difficoltà, si butta dentro e subisce il fallo. Ah, c'è una pressione continua e costante, anche perché indubbiamente questi ragazzi vogliono dare il 100% già adesso, contrariamente a giocatori più attempati che non hanno bisogno di mostrare alcunché, ma anche perché c'è un'organizzazione difensiva che Messina ci ha abituato a vedere in tutte le sue varie tappe professionali. E in effetti si vede già un po' di messinismo in questo Cesca. Vjaltsev riceve ancora una volta, Calve salta a vuoto, Vjaltsev lo batte con un palleggio, arresto e tiro che dà il più 11 al Cesca, 43 a 32 dopo 3 minuti del terzo periodo di gioco. Calve ancora in possesso di palla, l'uscita, la ricezione di Popovic che trova Gori, Gori contro Pano, mette palla per terra, trova il taglio di Giovannoni, l'errore del brasiliano, il rimbalzo è per Trajan Langdon che ripete e trova sulla sua strada il fallo di Calve. E stavolta il tiro poteva essere trasformato, qui invece stiamo rivedendo il fallo difensivo di Calve, un fallo onestissimo se anche c'era, ma al di là di quello la posizione e anche la, dinamicamente parlando, il tiro di Giovannoni avrebbe dovuto andare a canestro, naturalmente a due settimane all'inizio del campionato può anche andare fuori. E comunque ci sono stati degli aggiustamenti nella difesa della Cesca, che nel primo tempo ha molto subito sui giochi a due e su questi tagli sul pick and roll. Adesso invece c'è sempre un gran traffico quando un giocatore trevigiano prova a entrare in area, ancora un salto difensivo che concede un buon tiro a Langdon, ma il tiro va cortissimo e quindi Drew Nicolas può ripartire. Eccolo qui cambiare direzione un paio di volte, schiacciare a terra per Bargnani, Bargnani si butta dentro e con grande controllo del corpo subisce il fallo. È strano che non l'abbia trasformato in un canestro, evidentemente lo sbilanciamento era insostenibile. È indubbio anche che il Nicolas che vediamo stasera è un Nicolas che sta facendo un lavoro che quando torneranno Zizis e Mordente non sarà più richiesto di fare, quindi spesso ci stupiamo, ma come, non va a cercare il tiro perché sa che in questa serata deve fare altro. E ancora una volta ricordiamo le assenze numerose su entrambi i fronti, tra l'altro Smodic e Vanterpool, due ex del nostro campionato nel Cesca, non hanno modo di mostrarsi questa sera al pubblico di Sky e di Moncalieri. Ha già citato due giocatori, due assenti della Benetton, Franco Casalini, non dimentichiamo neanche Matteo Soragna e Uros Slokar che devono ancora rientrare nella formazione trevigiana. L'attacco passa per le mani di Trajan Langdon, l'aiuto di Gorillo costringe allo scarico su Shavalkin, Shavalkin va via a Gori, ne sopporta il contatto ma poi sbaglia il tiro, il contropiede guidato da Bargnani, lunga schiaccia a terra per Popovic, ben contenuto da Andersen dopo un primo quarto da 10 punti in 10 minuti, la difesa si è adeguata anche sul lungo Benetton. Sì, ma comunque qui a Bemus Centrum, questo è un giocatore che quella posizione lì la sa interpretare, ricoprire al meglio, poi naturalmente i tiri possono andare fuori al di là del fatto che manca due settimane, ma questa fatto di isolarsi su un quarto di là di campo con le spalle a canestro vuol dire sapere il suo mestiere. E beh, la Benetton per esempio in questo momento è in campo con tre omoni del calibro di Gori, Bargnani e Popovic, tutti dotati tra l'altro di una gran capacità di ball handling e poi di un grande atletismo come quello di Gori che corregge a modo suo. Sì, ball handling e salti che sembrano quelli di quando c'è nell'intervallo, quelli con la pedana elastica, invece sono assolutamente naturali. Vi possiamo assicurare che qui la pedana elastica non c'è. Langdon, la tripla dell'Alascano ex Duke che riporta più 12 il Cesca
4:43 per chiudere il terzo periodo, 48 Sesca, 36 Benetton, batte pure 39 dopo la tripla segna di Sottana. Beh, non è certamente il miglior cliente una squadra con la, con l'aggressività del Sesca quando ti manca un intero reparto titolare, come abbiamo detto prima, Zizis è mordente. Devo dire che Ilunga, poverino, sta facendo il suo mestiere, anche Sottana, ma le difficoltà sono oggettive, però stanno facendo con molta dignità il loro lavoro.